spiego. O sole mio a Como, non si era mai sentito, lo sai? La famosa canzone napoletana. Ah, c'è sempre una prima volta. Per tutto, credo che la gente del Como è stato un gesto bellissimo da parte della gente del Como a mettere questa canzone. Senti, qui c'è tuo fratello Ugo, ce lo vuoi presentare? Sì, sì. Presento a tutta l'Italia Ugo. Ciao Ugo. Ciao. Senti, allora, in Coppa Campioni quest'altro ci saranno i fratelli Maradona o no? Prima dobbiamo passare questo campo che è molto difficile, dopo si vede, no? si parla di Careca, si parla di Ugo. Io che posso dire? Mio fratello è mio fratello. Si viene Careca, lo aiuterò tutto quello che posso, ma si viene mio fratello meglio. Da Como il Napoli ormai vede lo scudetto sempre più a portata di mano, poi per Careca o per Ugo ci sarà tempo, sceglieranno Bianchi e Ferlaino. Più 3 a 180 minuti dalla fine vuol dire quasi esserci, ma quanta paura per i ragazzi di Bianchi che in riva al lago hanno sofferto e lottato, respingendo a fatica un Como per nulla intimorito e remissivo e poco disposto a fare la parte del parente povero. Il primo tempo trascorre tra i canti e suoni di 10.000 napoletani provenienti anche dalla vicina Svizzera. In campo però non succede nulla, almeno vicino alle porte di Garella e di Paradisi. In mezzo al campo invece se le danno di santa ragione. Il comasco Bruno rincorre il suo cognome napoletano Giordano e sono scintille. Sul lato fronte non gli sono da meno la coppia dei sederini famosi Ferrara e Borgonovo. Ma di fatto nei primi 45 minuti c'è un solo boato, quando segna l'Ascoli e il Senigallia partenopeo esulta. Ben altra emozione ci riserva invece la ripresa. Tempestilli e Bagni entrano in contatto. L'arbitro Bergamo controlla le sue pulsazioni cardiache e dice non c'è rigore. È poi Garella a trattenere il respiro quando Tempestilli, gran prova la sua, mette al centro dopo una bella triangolazione per Borgonovo che arriva in ritardo all'appuntamento. È il momento migliore del Como, più spavaldo, più sicuro e deciso a fare lo sgambetto alla prima pista. Mondonico gioca la carta, Giunta, che entra al posto di Tedesco e l'attaccante va a segno al termine di un'azione veloce che trova la difesa napoletana in affanno e estratto. Solo le notizie di Ascoli tengono alto il morale dei tifosi partenopei che hanno un'altra fitta al cuore quando Giunta prova dalla corta distanza. Ma anche Bianchi non si fa trovare impreparato e sullo scacchiere imposta la mossa Volpicina più fluidificante di Sola e manda in campo Caffarelli per Buscolotti. Ed è proprio Volpicina ad impegnare Paradisi con un pronto tiro ravvicinato. Il pareggio è nell'aria, il Napoli non ci sta a perdere, spinge con il suo centrocampo anche se Maradona non si vede, Giordano è ben controllato. E allora ci pensa Carnevale a trovare la felicità con la collaborazione di un braccio Galeotto. Ma lo scudetto vale pure uno scherzo di Carnevale, vero Paradisi? Sono uscito sulla cross della destra, sulla testa di Giordano, e ho spinto la palla e Carnevale, e la palla stava andando via, Carnevale ha stoppato con la mano, col braccio e poi ha tirato in porta e ha fatto gol. Gol irregolare per lei dunque? Secondo me sì, perché lui ha stoppato di mano e poi ha fatto gol, dopo è stato facile, però prima ha fermato con la mano, sennò la palla andava via. Napoli dopo la partita, scutiamo un po' Bruno Giordano, c'è Ugo, vieni Bruno, un attimo solo, sì, anche se c'è un momento di euforia, è mezzo nudo, ma vale bene un'infreddatura, Bruno, no? Un pareggio importante mi sembra, c'è la messa brutta la partita. Ma sì, loro hanno fatto un grandissimo gol, noi abbiamo reagito, abbiamo preso il pareggio, poi abbiamo saputo il risultato dell'Inter, per cui aspettiamo domenica la Fiorentina per festeggiare. Sì, senz'altro. Senti, come mai questo Napoli mi sembra che gioca meglio ora in casa che in trasferta, mi pare, non sei d'accordo? Ma forse così abbiamo cambiato un pochino il tipo di gioco, adesso con Carnevale sfruttiamo più i palloni aerei e di conseguenza giochiamo meglio in casa, anche però fuori casa questo è un risultato importante, ma è anche difficile da fare. Senti, l'euforia dentro, visto che vi siete abbracciati, come fosse finita? No, ancora non è finita, siamo diciamo al 99% campioni d'Italia, però manca quell'1% che ancora non è matematico. Lo vedi lo striscione, l'ultimo chilometro? Sì, siamo addirittura d'arrivo, speriamo di non forare.